Buonasera amici di Nova News 24, vi racconto cosa penso di Totti e Ilari, queste le parole di Maria De Filippi e poi la sfuriata. A tu sì che vales, lunga chiacchierata intima e profonda, quella che Maria De Filippi oggi ha concesso al magazine Oggi, Confidenze e Segreti. Maria De Filippi si racconta come mai prima d'ora al magazine Oggi la regina della TV ha affrontato il presente ma anche i demoni del suo passato. Non solo, ha anche confidato alcuni aneddoti segreti, come ad esempio quello in cui ha raccontato di una sfuriata alle recenti registrazioni di Tu sì che vales. Non è nemmeno mancato un commento sul gossip del momento, ossia la fine del matrimonio del collega della collega Ilary Blasi e Francesco Totti. Maria è una donna corazzata, la sua risolutezza, il suo controllo, il suo acume, il suo sapere sempre cosa dire al momento giusto sono doti che ne riconsegnano una figura granitica e originale. Ma la regina incontrastata della TV teme qualcosa o corazze però che mi hanno resa immune, ma non sempre, dagli ostacoli e dalle paure vere che la vita inevitabilmente con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi, in primis me, e la paura della morte. Queste le paure di Maria De Filippi, intanto una paura che sembrerebbe avere radici lontane. Bisogna tornare indietro di 30 anni quando cioè perse il padre. Il suo primo vero dolore fu infatti la morte del genitore, fatto che non ha mai metabolizzato, un lutto mai superato, ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave, a più mandato un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati, il tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti, il mio modo per affrontare il futuro, l'unico che conosco. Questo quello che dice Maria De Filippi. Oggi Maria è una donna di successo, oltre che ad essere una grande conduttrice televisiva è una produttrice e imprenditrice da cui pendono parecchie famiglie. A lei invece le dipendenze non piacciono, aveva quella della serie TV di cui è stata bulimica, se n'è liberata. Ho destato e superato negli anni anche la mia dipendenza dalle serie TV, le parole di Maria, ne ero bulimica, ma arrivata alla 30ª puntata, quella risolutiva, mi giravano i cosiddetti quando capivo che in realtà il finale non esisteva perché l'ultima scena era solo un assist per quella successiva. E le sigarette, una piccola dipendenza ce l'ha anche lei, dice così così perché pur se tal fronte la De Filippi sta lavorando duro e ancora oggi fuma soltanto due sigarette al giorno, una dopo pranzo e una dopo cena. La decisione di diminuire la dose di fumo è giunta dopo che ha accompagnato una persona cara a cui vuole bene in ospedale. Questa doveva sostenere un'operazione delicata e ne approfittò lei per fare dei controlli. Le fu diagnosticato un polipo alle corde vocali. Andai in tilt e feci centinaia di chilometri per essere visitata in pieno agosto da uno dei più grandi luminari in materia. Per fortuna era una patologia benigna ma potenzialmente pericolosa. Se avessi continuato a fumare, decisi di colpo di smettere, ha confidato Maria De Filippi. Capitolo con Maurizio Costanzo. In più occasioni il giornalista ha dichiarato che da sempre vuole che Maria gli tenga la mano quando sarà il momento. Maria ha confessato che non so se sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tenergli la mano. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l'intreccio di quelle dita. Queste le parole di Maria De Filippi. Ovviamente parole dure, ma Maria De Filippi parla anche di cose più leggiadre. È proprio largo alla TV quest'anno, oltre ai programmi storici dovrà pensare al ritorno in video della talpa. Sulla questione ha precisato che a differenza di quanto scritto da qualcuno la sua società non ha comprato i diritti del reality, quelli li ha acquistati Mediaset. Pier Silvio Berlusconi mi ha semplicemente chiamato chiedendomi di mettere giù delle idee per svecchiare il format. Intanto c'è da mettere fieno in cascina, cioè pensare alle registrazioni dei programmi che partiranno a settembre. Già Maria è al lavoro, di recente ha pure perso la pazienza alle registrazioni di Tu sì che vales. Si è presentato un signore con dei suoi quadri, voleva mostrarli in TV ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentito usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in TV, poi mi sono pentita e addirittura sentita in colpa per la reazione avuta. Detesto perdere il controllo, vedete tutto perché tutto andrà in onda. Totti e Ilary,
tutto inizia e tutto finisce. Queste le parole di Maria. Maria infine ha speso delle parole sulla fine del matrimonio tra Totti e Ilari. Mi dispiace solo per quello che inevitabilmente i loro tre figli hanno subito e subiranno dall'eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione. D'altra parte, questa è la vita, tutto inizia e tutto finisce. Le parole di Maria De Filippi non fanno una piega, sempre cinica e precisa nelle sue affermazioni, e Maria De Filippi è sicuramente una delle più grandi presentatrici al momento, che cioè in Italia e sulle reti televisive. Se vi è piaciuto l'articolo, mettete il pollice in su, diteci cosa ne pensate delle parole di Maria e seguiteci sempre su Nova News 24.